A questo punto Birindelli distingue tra scienze naturali e scienze sociali, che oggi invece vengono spesso confuse nella loro metodologia. Lo studio dell'economia in particolare vedremo che oggi è considerata come una scienza naturale e vengono utilizzate le stesse metodologie, in particolare una grande formalizzazione matematica, mentre invece va studiata con un approccio completamente diverso, l'approccio delle scienze sociali. Un approccio a prioristico e logico deduttivo. Invece, trattare e studiare una scienza sociale come l'economia, come se fosse una scienza naturale, è un errore madornale. E porta anche alla sistematica violazione da parte dello Stato totalitario, lo Stato moderno, o sarebbero le moderne democrazie, una sistematica violazione della libertà e quindi porta anche alla decadenza economica. Questo accade perché le scienze sociali vengono confuse con le scienze naturali, mentre invece sono diverse, perché è diverso l'oggetto del loro studio. A questo punto Birindelli distingue tre tipi di ordini: l'ordine naturale, l'ordine razionale o positivo e l'ordine spontaneo. L'ordine naturale, come dice la parola, è quello della natura. Birindelli fa l'esempio delle leggi della fisica, la legge di gravità, non dipende né dal disegno razionale dell'uomo, quindi non è il frutto di un progetto a tavolino o la legge di gravità, e né dipende dall'azione umana. Se anche l'uomo non avesse abitato il pianeta Terra, la forza di gravità e la legge di gravità esisterebbero, lo stesso. Poi c'è l'ordine razionale o positivo, dipende sia dal disegno dell'uomo e anche dall'azione dell'uomo. Birindelli fa l'esempio della navetta Virgin Galactic per il turismo spaziale. È progettata da ingegneri e viene realizzata grazie all'azione delle persone, degli operai che l'hanno costruita. E poi c'è l'ordine spontaneo che dipende dall'azione dell'uomo, ma non dal suo disegno razionale e consapevole. Un esempio è l'economia di mercato, che più correttamente andrebbe chiamata catallassi, dopo vediamo perché. In questa lunga nota. Che cos'è quindi la catallassi, che nel seguito Birindelli continuerà a chiamare economia di mercato anche se è un termine impreciso? Che cos'è quindi la catallassi? È un insieme di soggetti, soggetti economici come per esempio organizzazioni o imprese e di relazioni di scambio volontarie fra questi soggetti economici. Senza le azioni delle persone, i loro sforzi per far crescere le imprese, per fare scambi volontari, per il commercio, l'economia di mercato, cioè la catallassi, non esisterebbe. Quindi è il risultato dell'azione dell'uomo. Ma non è il risultato però di un progetto a tavolino. Il mercato non è progettato a tavolino da qualcuno. L'economia di mercato non è il disegno razionale dell'uomo. Cioè non è un'economia di piano, non è un'organizzazione, è un risultato invece che deriva da azioni spontanee fra le varie imprese, fra i vari attori economici. Perciò è il risultato dell'azione degli uomini, delle persone, dei singoli individui, ma non è il risultato di un disegno progettuale, un disegno consapevole. E quindi non è un ordine razionale, è un ordine spontaneo, non è un ordine razionale. Altri esempi di ordine spontaneo sono denaro, lingua, legge intesa come principio. Infatti il denaro, a differenza di quello che c'è oggi, il denaro fiat a corso legale o forzoso, fino a circa un secolo fa, è stata la merce più commerciabile. E è stata un'istituzione, che è venuta fuori spontaneamente dal mercato, quindi non è stato il progetto razionale di qualche pianificatore, il denaro, fino a un secolo fa. Oggi purtroppo sì, è il denaro fiat, il denaro diciamo fasullo di oggi. La lingua pure è un processo spontaneo di evoluzione che deriva dall'interazione sociale fra milioni di persone e non è il progetto razionale deciso a tavolino da qualche istituzione, da qualche autorità. E anche la legge come principio, a differenza della legge fiat, la legge invece come principio, legge con la L maiuscola, è il risultato di un processo spontaneo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo. Come la lingua è un ordine spontaneo, non è così la legge fiat, che invece è il prodotto della decisione di una autorità, sono i provvedimenti arbitrari delle autorità costituite a fabbricare la legge fiat.
E questo si riallaccia al discorso che Brindelli faceva all'inizio, cioè oggi il consenso acquisito in tema di legge è che la legge è fatta e decisa dall'autorità secondo l'iter burocratico previsto dalla Costituzione. Vediamo ora la lunga nota che spiega il termine catallassi e lo fa preferire a economia di mercato, perché economia di mercato è contraddizione in termini. Economia infatti vuol dire amministrazione, specialmente delle cose domestiche. Quindi l'economia è una organizzazione da un punto di vista terminologico. Quindi l'economia sarebbe un ordine razionale invece di un ordine spontaneo. Siccome invece l'economia deve essere un ordine spontaneo, allora è meglio cambiare nome, non chiamarla più economia, ma chiamarla catallassi. Catallassi indica l'ordine spontaneo del libero mercato. Il termine fu coniato da Hayek perché deriva da una parola greca che significa scambiare, ma in realtà significa anche di più in modo molto significativo, appunto significa anche accogliere nella comunità e trasformare il nemico in amico. E infatti questo è quello che fa il libero mercato. Invece di mettere le varie persone una contro l'altra, le spinge a collaborare, a cooperare, a scambiare, a commerciare. Frédéric Bastiat, un economista liberale di metà 800 francese, infatti diceva che se attraverso un confine fra due nazioni non ci passano le merci, cioè i commerci, prima o poi ci passano gli eserciti. Quindi se i due paesi commerciano non si fanno la guerra, se invece cominciano a interrompere gli scambi commerciali è facile che entreranno in una situazione di conflitto armato. Perciò, per concludere questa parte, le scienze naturali sono fondamentalmente diverse dalle scienze sociali. Infatti, le scienze naturali studiano gli ordini naturali, quelli che, ricordiamo, esistono indipendentemente dal disegno razionale di un pianificatore e esistono indipendentemente dall'esistenza stessa delle persone, sono le leggi, per esempio, della fisica. Mentre invece le scienze sociali studiano gli ordini spontanei, che sono il risultato di una quantità innumerevole di azioni di singoli individui. Dice infatti Brindelli, a differenza delle particelle di un gas o delle molecole d'acqua, gli uomini pensano, scelgono, hanno preferenze individuali e agiscono razionalmente.